Allora, mi ritrovo, mi par di sognare, ma di nuovo per l'ennesima volta a dover dare alcune indicazioni rispetto alle modalità per le querele. Ma attenzione, non lo dico ai cittadini, perché lo sanno già. Parlo a polizia e carabinieri, se proprio vogliamo anche Procura della Repubblica, ok? Ed è veramente folle che io debba fare questo video qui. Allora, sto registrando delle difficoltà che mi vengono raccontate costantemente e sono stanca di polizia barra carabinieri che non prendono o cercano di far desistere le persone quando queste si presentano per fare delle querele. Ora, uno, la querela non la deve scrivere l'avvocato, cioè se arriva l'avvocato, vi arriva la querela scritta dall'avvocato, ok, ma non è un atto dovuto né un atto presupposto. Quindi chi viene mandato a casa perché la querela non è scritta da un avvocato, sappia che non è così. Quindi ai poliziotti e carabinieri dico: guardate che queste persone se ne vanno a casa, ma si prendono il vostro nome e cognome, perché è ora di basta. Ok, sapete benissimo qual è il vostro lavoro. Non dovete non siete pagati per pensare in questo caso. Dovete semplicemente fare una ratifica di una querela, appunto. Se la persona non ha uno scritto, lo scrivete voi, cercando di beccare almeno un congiuntivo, ma lo scrivete voi. Punto numero due. Il consulente tecnico. Perché le Svezia sono cazzi vostri? No. Allora, più volte, ma questo è già da tempo. Se una persona, come spesso vive a 500 km da qui, da dove vivo, a parte che io ho vissuto ovunque, cioè io quando guardo le firme da dove ho firmato le mie relazioni tecniche, veramente manca solo l'Alaska. Ma non sono problemi vostri, perché ha scelto un consulente della Spezia? Ma sono cazzi vostri? È un problema vostro? No, allora fine, non dovete neanche farla quella domanda, ok? Terzo. No, ma non c'è mica reato qua. Ma tu chi cazzo sei? Sei un medico? Hai competenze mediche per dire se c'è o no reato? Tanto il fatto che se fai le conclusioni il reato lo trovi, se proprio vuoi, cioè se vuoi fare uno sforzo interpretativo, te l'ho scritto, nell'ultima pagina c'è. Perché normalmente le persone, quando io ho già fatto la relazione, ovviamente in questo caso ho già fatto la valutazione perché sto mandando io le persone. E la valutazione la faccio io, che sono il medico, non la fai te, che sei un appuntato, ok? Tra l'altro, qualifica del reato, manco io la faccio, perché è un atto che fa la procura. Cioè, io posso descrivere quello che per me, anche perché lo faccio quello che è, ma la quell'iscrizione nel registro degli indagati non lo faccio io, lo fa la procura. Quindi, come io non mi permetto di andare a dire a un pubblico ministero devi scrivere questo o quello perché sarei una sciocca se facessi una cosa del genere, così il carabiniere, tanto più se legge un atto mio, una consulenza tecnica mia, vuole forse capire di pancreatiti, polmoniti, MOF, SIRS, sepsi o altre questioni, è francamente impossibile, neanche se c'è il figlio che fa medicina. Quindi lasciate perdere. Quindi io ho istruito le persone che la prima cosa che devono fare quando vanno in questura dai carabinieri è quello di uscire da quella sede con una querela depositata. Cioè devono avere in mano il foglio con scritto, aver firmato sotto la voce il querelante. Secondo passaggio. Medici legali. Allora, ho avuto un grossissimo dispiacere, ma che più che mio è stato del medico legale il dispiacere, perché recentemente, e dico anche la città, a Bologna è successo che è stata fatta una autopsia giudiziaria senza che io fossi stata avvisata, e questa è una cosa gravissima. Lo ripeto, è stata fatta una autopsia giudiziaria con la parte offesa, quindi né io né l'avvocato né la famiglia sapeva che si stava facendo l'autopsia, e questa è una lesione del diritto di difesa di enorme gravità. La Procura di Bologna sa, ovviamente,
la Procura di Bologna ha fatto cose per cui anche di queste poi si discuterà, ma è assolutamente una questione gravissima e imperdonabile che un medico legale possa fare un gesto simile. Tra l'altro, questo che aveva avuto e aveva letto i miei quesiti ha detto di avere deciso autonomamente a quali dare seguito e a quali no, e anche qui comunque chi coordina le indagini è la Procura della Repubblica e non è il medico legale, come non sono io. Ricordo a tutti gli interessati che il diritto alla difesa è qualcosa di costituzionalmente scolpito, neanche garantito, scolpito. Sono tavole della legge, il diritto di difesa, e non può essere in nessun caso lesionato, menomato o diciamo così, ignorato, soprattutto dal medico legale nominato dalla procura. Quindi questa è una cosa che non tollero, su cui non andrò certamente sopra. È già stato presentato un esposto e si faranno altre azioni per questo motivo. Cosa volevo dire? Ah, oltretutto, la cosa gravissima è che si tratta di un decesso avvenuto il 23 dicembre, deceduto, scusate, deceduto il 23 dicembre, fatta denuncia il 23 di dicembre, quindi immediatamente, con la salma che è rimasta il 2 di gennaio il medico legale che era stato nominato ha rinunciato all'incarico perché poteva essere in conflitto di interessi, ne è stato nominato un secondo, poi questo secondo ha avuto questo atteggiamento, questo decorso che non è assolutamente tollerabile, quindi l'autopsia è stata fatta, sinceramente non lo so neanche se il 5 o 6, manco so la data, ok? Comunque con un decesso che era del 23 dicembre. Ora non è che la giustizia si può fermare perché le persone vanno in ferie, ok? Perché un reato, un potenziale reato, un possibile reato, merita degli accertamenti che devono essere fatti comunque con una tempistica idonea, congrua anche per garantire alla famiglia il sacrosanto diritto alla sepoltura, cosa che ancora non è avvenuta, perché col fatto che è stata fatta un'autopsia senza che la parte che doveva saperlo fosse stata avvisata e soprattutto con modalità che non rispettavano nemmeno quello che io avevo chiesto, e uno può anche decidere di non farlo, perché non è che io posso dettare legge, ma voglio delle motivazioni però, come io motivo il perché chiedo delle cose, così vorrei che fosse motivato il perché qualcuno decide di non dare seguito. Ora, siccome come vedete la mia pazienza, e siamo all'11 di gennaio, è già finita per il 2024, ora, io non voglio arrivare a tanto. Ma non mi costa niente arrivarci, anche ci arriverò. Io comincerò, autorizzata dalla famiglia, a fare i nomi. Perché quella che è cronaca giudiziaria, anche perché poi su certa cronaca giudiziaria è anche difficile che la stampa segua, perché ovviamente la stampa segue quello che le fa comodo, no? Non è che la stampa segue tutto. Per cui non vogliamo neanche dover andare a fare l'elemosina ai giornali se vogliamo dire delle cose. Quindi, siccome c'è questo bellissimo canale YouTube, fino a quando non verrà cancellato dal signor YouTube, che ieri mi ha cancellato un video del 2020 perché per imponderabili ragioni ha deciso che era disinformazione medica, il signor YouTube, che notoriamente capisce quanto è la Ferragni, possiamo dire così, comincerò a fare i nomi, alcuni li avevo anche già fatti su certi consulenti tecnici, cioè ho fatto una denuncia di frode processuale oggi è l'11, la settimana scorsa, per una vicenda, e facciamo anche la regione, in Abruzzo, allucinante, con anche 3.000 euro di spese chieste alla famiglia dopo aver commesso una frode processuale, e anche qui non ci si andrà sopra perché non siamo disposti ad andarci sopra. Lo spadroneggiamento di cosiddetti sedicenti medici legali è ora che finisca. Perché se non finisce con le buone, finisce a botte di denunce e di denunce per frode processuale, perché non può continuare il processo penale a essere orientato da mistificatori,
ignoranti e in malafede, perché sono sia capre che ovviamente in malafede, e tutte e due le cose messe assieme creano dei mix paurosi e pericolosissimi. Quindi chi vuole essere il prossimo ad avere problemi si comporti ancora come le condotte che ho appena descritto. Da questa parte, tolleranza zero, potremmo andare nei numeri negativi, è solamente gennaio, da qua a dicembre voglio chiudere anche il 2024 con tutta una serie di puntini sulle i. Ok? Buona giornata, ciao.